E allora ci troviamo qui nei pressi di Marina di Camerota. Questa è la spiaggia sottostante, è una delle calette e è interessantissimo questo posto in mezzo alle montagne. Qui ci siamo, mi sto da solo avventurando così, c'è un sentierino su un promontorio, appunto su una collinetta che dà molto bella. Vedete il sentiero, anche un po' sporco a dire la verità, che dà appunto, sperando che non esca fuori qualche serpe, qualche cosa del genere, che dà sul mare. Ed è molto 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 bello, come potete vedere. C'è questo sentiero che va su una torre di vedetta normanna. C'è una roccia tutta grigia, sedimentaria, vedete, a strapiombo sulla spiaggia. Comunque è tutta, in tutta sicurezza, perché comunque c'è il sentiero. E l'altra volta sono stato lì a quell'altro promontorio, questo è più alto e c'è anche una dei ruderi di una, credo sia una torre di controllo normanna. Dall'altra parte si vede tutto Palinuro, quindi da un lato si vede Camerota qua e dall'altra parte, dopo vi mostrerò, si vede invece tutto Palinuro con il suo faro e così via. Quindi mi incammino ancora su questo sentiero che diventa un pochino più leggermente arduo. Eccolo qua, eccolo questo rudere, ci saliamo sopra, vedete la scala, eccolo qua il rudere, che credo sia d'origine comunque abbastanza antica. Ecco qua, guardate che roba, guardate, qui abbiamo Marina di Camerota. Ecco, poi dice che il Mediterraneo non... Insomma, mi viene in mente la canzone di Mango, Mediterraneo. Il povero Mango che ci ha lasciato qualche mese fa. Ecco lì pure uno yacht, bello, che se ne va bello, orgoglioso e fiero su queste acque azzurre. Oggi è domenica, domenica di luglio, calda. Lì. Ed ecco, qui c'è questa torre, vedete? Di qua c'è invece Palinuro. Diciamo che qui c'è un'altra cala, molto, molto grande. E... qui un'altra torre normanna, ma in fondo, eccolo, c'è Palinuro col suo faro, che possiamo anche mettere a fuoco. Eccolo laggiù, Palinuro col faro, eccolo qua il faro. Il faro praticamente è quel puntino bianco che vedete lì. Tutto molto bello, vedete, il mare è aperto, pulito. Ecco qui tutta il verde e c'è questa torre di vedetta, appunto, che dovrebbe essere questa, credo, perché se ne vede anche un'altra dall'altro capo, dall'altro promontorio, e un'altra, ecco, la vedete lì, sta proprio qui. E quindi praticamente velocemente si controllava la costa e qualora venisse un attacco, non so, da sud, subito a nord, no, si sapeva, si poteva mandare aiuto o organizzarsi per la difesa. Molto bello, comunque, al di là di queste congetture da quattro soldi che vi sto facendo, insomma, che non so neanche se siano vere, però comunque molto bello il posto, eh? Palinuro. Siamo in provincia di Salerno, vicino a Maratea, che sta lì dietro, a sud. Maratea, poi c'è ovviamente molto più giù Scalea, la Calabria, no? E di qua invece sopra abbiamo Palinuro, Marina di Pisciotta, boh, qualcosa del genere, Pisciotta, e basta, insomma.